La scoperta della montagna, dei territori marginali come può essere Corezzo, in questo caso attraverso anche una festa, che è quella della Sagra del Tortello alla Lastra, che si svolgerà proprio a Corezzo il 12, il 13 e il 14 agosto. Ed è anche l'occasione per conoscere i nostri territori di montagna. Non soltanto i prodotti, naturalmente, e il piacere di mangiare delle cose buone a chilometro zero, come il tortello e tutti anche gli altri insaccati, come la riscoperta del grano Verna, ma anche la riscoperta dei luoghi, no? Attraverso anche delle camminate o altre iniziative. Che cosa avremo in questi tre giorni? Allora, intanto nella piazza del paese, nel centro storico, abbiamo il mercatale della Valle Santa, che racchiude 20 produttori locali, artigiani, e che quindi proporranno i loro prodotti trasformati all'interno del mercato. Oltre a questo, chiaramente potremmo assaggiare lì sulla piazza, in una, diciamo, idea che è venuta fuori, la perimercato, e quindi prima di entrare a mangiare alla festa magari uno può fare un aperitivo a chilometro zero all'interno del mercatale. E poi, grazie alla collaborazione col Parco Nazionale, Comune di Chiusi della Verna e Cooperativa Inquiete, chi ha voglia può fare l'aperitivo, può fare la passeggiata e può conoscere da molto vicino le grandissime risorse naturali che abbiamo in Valle Santa. Andiamo allora a conoscere con Sara della Cooperativa Inquiete quello che naturalmente ci proporranno in questi percorsi particolari. Sì, allora noi abbiamo organizzato tre escursioni, una per ogni giorno della sagra, e sono delle escursioni abbastanza variegate. La prima, quella del 12 agosto, si avverrà di giorno, quindi con ritrovo alle 3 di pomeriggio, alle 15, e andremo a fare un bioblitz, quindi a vedere un po' gli ambienti acquatici di un fosso che è lì vicino al paese di Corezzo, e il fosso di Serra. Poi al ritorno da questa escursione, che durerà all'incirca 3 ore, sarà possibile fare l'aperitivo che ha detto Sirio, organizzato appunto dal mercatale. Il giorno seguente, il 13 di agosto, sarà una giornata dedicata alle bike, quindi verranno fatti due itinerari, uno alla mattina e uno al pomeriggio, con partenza alle 9.30 la mattina e alle 15.30 il pomeriggio, accompagnati sempre da una guida ambientale, e su queste bike si potrà provare l'esperienza di andare in bici, ma con meno fatica, perché comunque c'è un po' di aiuto, no? Dato dal motore, sì, con una pedalata assistita. E anche qui sono, come dicevo, due partenze, sono 11 bike a noleggio, però sono eventi completamente gratuiti, anche questo noleggio, grazie al contributo del parco e del comune, è possibile, insomma, noleggiare queste bike gratuitamente. La terza serata, il 14 di agosto, facciamo un'escursione in notturna, quindi dopo la cena, partiamo alle 21 e facciamo un'escursione per andare a godere dei fuochi d'artificio che verranno fatti nei pressi di Corezzo, quindi vicino a Corezzo. Sono camminate per tutti? Sì, sono camminate per tutti, questo è assicurato. Quindi la famiglia in primo piano? Sì. Tranquillamente, noi organizziamo soprattutto trekking accessibili, quindi con difficoltà bassa, durata anche bassa, e poi naturalmente nella durata dell'escursione ci sono pause, ci sono soste, quindi non è solo una camminata, ma sono anche momenti di relax e di tranquillità. Ho parlato di famiglia perché credo che questo voglia Corezzo. Certo, è fondamentale anche all'interno della festa dire che ci sono degli spazi per i bambini, con giochi in legno, quindi non gonfiabili. Questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche questa è una linea, è un tracciato che abbiamo cercato di portare avanti da un paio di anni. Quindi giochi in legno, giochi di una volta, e gli verrà insegnato ai bambini anche come si fanno. C'è anche un po' di mondanità, quindi si balla, si canta, ci si diverte, e la sera del 12 poi abbiamo un ospite che rappresenta la Toscanità, che è Massimo Ceccherini, e speriamo che, insomma, vada tutto bene. Non si sa mai.
però il divertimento è assicurato. Quindi credo che questo sia, anche perché vuole essere un'esplosione di gioia, perché prima Sara ci ha raccontato anche dei fuochi artificiali, e si sa che naturalmente quando arriva la sera e si chiude questa stagione con la sagra del Tortello alla Lastra a Corezzo, ricordiamo il 12, il 13, il 14, questo 14 saluta in questo caso l'arrivo del Ferragosto nella maniera più bella, e loro andranno proprio così a vederlo nelle colline circostanti, proprio per vedere al meglio questi fuochi. In tranquillità, perché comunque nella sera del 14 a Corezzo c'è tantissima gente, e questi fortunati che andranno a un chilometro da Corezzo su questi campi nel silenzio totale a vedere questo spettacolo che è a detta di tutto, insomma, conviene venire a vedere, questo grazie al contributo degli sponsor che ci permettono tutti gli anni di arrivare ad offrire gratuitamente tutti gli spettacoli della sagra. La sagra del Tortello alla Lastra di Corezzo ci permette di scoprire le nostre aziende agricole, i nostri allevamenti, ci permette di scoprire l'ambiente, e in questo caso ci permette anche di scoprire la famiglia, di vivere insieme una bella giornata, anzi tre belle giornate, 12, 13, 14 agosto. Un consiglio: il 14, arrivate presto. Noi lo scorso anno abbiamo fatto 2 chilometri a piedi, voi forse se arrivate prima non commetterete il nostro errore.